Parliamo del tema delocalizzazione, tema che ha toccato profondamente la struttura industriale del nostro paese. Sostanzialmente si è delocalizzato per due ragioni. La prima per essere più vicino ai mercati e la seconda per abbassare i costi. Le nostre imprese stanno da 30 anni su un mercato statico, quindi è normale per ogni impresa del mondo andare vicino ai propri clienti per servirli meglio, per adattarsi meglio alle loro esigenze, per poterli servire meglio con assistenza e ricambi, per cui è normale che paesi con crescita più elevata attraggano maggiori investimenti e quindi le imprese delocalizzano verso i mercati di riferimento, dove una volta si poteva esportare, ma adesso non più perché ci sono concorrenze locali, ci sono imprese locali che crescono, ci sono altri concorrenti internazionali che delocalizzano. Seconda ragione per cui si è delocalizzato, soprattutto in Est Europa, è per abbassare i costi, soprattutto i costi di energia, i costi del terreno, i costi degli impianti fissi. E il costo del lavoro, che in molti casi era un decimo, per cui moltissimi posti di lavoro si sono trasferiti in Romania, per esempio, in Polonia, in Cina, in Vietnam. Abbiamo moltissime. Generalmente le delocalizzazioni fatte per abbassare il costo del lavoro sono quelle fatte in Est Europa. Mentre invece quelli che hanno localizzato in Asia lo hanno fatto sì per poter avere prodotti più competitivi, ma l'hanno fatto soprattutto per essere vicini al mercato. Si parla moltissimo di reshoring. Reshoring vuol dire imprese che tornano indietro. In realtà è una balla. Fenomeni di reshoring quantificati, provati, sono abbastanza pochi, sia in Europa che negli Stati Uniti. Non c'è un trend. L'ho verificato recentemente. Diciamo che si è allentato il processo di delocalizzazione, si delocalizza meno, ma non c'è in atto un processo di reshoring, neanche negli Stati Uniti, dove terreni costano niente, l'energia costa niente, il costo del lavoro sarà 10 dollari all'ora, ma non è ancora veramente partito un processo di reshoring, rimane ancora nelle nostre fantasie. Beh sì, e comunque i primi a beneficiare di un processo di reshoring saranno gli Stati Uniti, non l'Europa. Nonostante l'ampia disoccupazione giovanile che c'è in Europa, c'è manodopera negli Stati Uniti, forse non è eccessivamente specializzata. Però la manodopera è abbondante, perché in questi ultimi anni si è abbassata la forza di lavoro, la popolazione attiva, ossia il numero di gente che cerca lavoro perché è scoraggiata, senza tenere presente che gli Stati Uniti godono della vicinanza del Messico, i cui costi del lavoro sono o oramai più bassi di quelli cinesi.
tanto mi chiedono cosa bisognerebbe fare per incentivare la nostra azienda a tornare in Italia. È un processo, non c'è granché, sicuramente lavorare sulla criminalità può aiutare, lavorare sulla legislazione laborale, il Jobs Act può darsi che aiuti anche. Poi ci sono dei processi naturali, tipo la tecnologia porta i processi a essere più capital intensive. Per cui a questo punto, se si devono fare investimenti pesanti in macchinari, tanto vale farli a casa, che si controllano meglio. Poi non, ormai c'è un trend in atto in molti paesi, sia dell'Est Europa che in Cina, verso l'innalzamento del costo del lavoro, mentre da noi il costo del lavoro è rimasto più o meno fermo da diversi anni, per cui ci sono dei processi naturali, per cui è possibile che ci sia uno spostamento di asse produttivi, però io vedo che questo spostamento poi alla fine nel mercato europeo che non cresce si tende più a consolidare, si tende più a fondere, si tende più ad accorpare imprese, varie imprese che si hanno in giro per l'Europa, e quando si accorpano le imprese, l'Italia è sempre, l'impresa italiana è sempre quella che viene chiusa. Vengono riaccorpate le imprese in Germania, in Inghilterra, in Spagna, ma sono poche le aziende, perlomeno le aziende non italiane, che hanno attività in giro per l'Europa, che accorpano tutto in Italia, purtroppo. Questo è come sistema, ovviamente non siamo competitivi. Né sui servizi, né sul costo del lavoro, né sulla burocrazia, né sulla criminalità e tanti altri fatti. Siamo molto bassi nella graduatoria mondiale dell'OCSE come attrattività per gli investimenti stranieri, quindi non dico nulla di particolare.